Si avvicina San Valentino e vorrei condividere con voi il mio menù, facile e veloce, e un pensierino a costo zero per chi, come me, ama tutti i giorni, non solo a San Valentino, e si accontenta delle piccole cose. Ho preparato una soffice torta salata, delle crespelle, ovviamente facile e veloce, e una semplice crostata. Poi, da un barattolino di vetro, ho ricavato un salvadanaio. Mi auguro che voi vi amiate tutti i giorni, non solo a San Valentino. Adesso passiamo alle crespelle, facile e veloce. Ho cotto dei spinaci. Mi sono preparata la pastella con un bicchiere e mezzo di latte e un bicchiere di farina. Adesso la vado a cuocere. Quando farà le bolle vuol dire che la parte è cotta, quindi girarla delicatamente. Ora qualche minuto da quest'altro lato e la crespella sarà pronta. Tanto che le altre si cuociono, mi vado a riempire questa con formaggio spalmabile e spinaci. Ho inserito il galbanino nel freezer per grattarlo meglio, adesso lo andrò a inserire nelle mie crespelle che poi andranno in forno a 180 gradi per 15 minuti. Vi presento la mia crostata facile e veloce. Ingredienti: 2 uova, 100 g di zucchero, 100 ml d'olio, una bustina di lievito e 300 g di farina. Ovviamente in forno a 180 gradi per 40 minuti. Adesso andrò a prendere 3 quarti del composto, lo stenderò su un foglio da forno con il mattarello e lo inserirò dentro una pirofila. Il restante della pasta adesso vado a fare dei buchi con il bicchiere e poi la vado a mettere sopra alla mia crostata. Vi presento un pensierino facile e veloce per San Valentino. Con un barattolo ho fatto un buco sopra, adesso vado ad incollare lo scotch le foto internamente.